Mi trovo a Taranto, al quartiere Salinella, precisamente in via Golfo di Taranto. Intervengo su numerosissime segnalazioni da parte dei cittadini della zona, ma anche di chi soprattutto fa uso di questa fermata del bus. Guardate un attimino com'è ridotta la strada proprio nelle adiacenze della fermata, quasi mezza carreggiata, un terzo di carreggiata, a seguito di alcuni interventi di lavori di scasso di ditte private. Guardate cos'è successo: è passato un mese e non ci si è degnati neppure di fare un asfalto provvisorio. Non dico un completamento, ma almeno un minimo di asfalto, nulla, neppure il cemento. Vedete, la ditta si è limitata a buttare pietrisco, a buttare così terra, evidentemente sabbia, tutt'altro che di tutto si può parlare, fuorché ovviamente di una copertura. Guardate qui, l'assurdo è che siamo proprio dinanzi ad una fermata del bus, motivo per il quale le persone, per prendere il bus, devono entrare proprio in maniera diretta nella terra, nell'asfalto. Questo accade perché c'è una città che non è amministrata, perché a questo punto pretendo risposte dai lavori pubblici, dal patrimonio. Fra un po' inizieranno i miei blitz democratici e da consigliere posso entrare negli uffici dei lavori pubblici, negli uffici comunali dei lavori pubblici, del patrimonio, perché pretenderò da dirigenti e funzionari risposte precise. Questo purtroppo accade quando una città come Taranto non è amministrata. E la verità è che noi non siamo amministrati. Melucci con la sua amministrazione ha reso una città abbandonata a se stessa, ha reso una città proprio ha reso Taranto come una città del terzo mondo, perché guardate, solo nei paesi sottosviluppati si assiste a queste immagini: strade non completate, strade sterrate, sembra quasi di essere nel Far West. E guardate anche, forse non so se si vede bene, ma immaginate cosa succede. Proprio in questo momento c'è una ondata di vento, e il vento ovviamente fa sollevare la polvere, senza considerare poi che ci sono anche pietre che rappresentano un ostacolo e un motivo per purtroppo provocare, far inciampare le persone o addirittura farle cadere. Non è una esagerazione. Guardate qui, guardate queste pietre, guardate il brecciolino, guardate, qui dovrebbe esserci l'asfalto, invece abbiamo la terra, abbiamo la polvere. La vedete la polvere? La vedete la terra? La vedete? La vedete? Ed è tutto da Taranto, via Golfo di Taranto, un altro tassello che purtroppo ci rende, con l'amministrazione Melucci che ci governa, una città del terzo mondo.